In questo momento l'arbitro fischia la fine. Il Rimini ha vinto il campionato. Il Rimini è ufficialmente tornato in Serie D. La quarta serie è stata riconquistata. Il Rimini ha vinto il campionato. Rimini batte Corticella 1-0 ed è Serie D. Siamo tornati in Serie D. Non ce n'è più. Questa categoria non ci apparteneva. Questa categoria l'abbiamo mollata. Beautiful Day, doveva essere proprio un Beautiful Day quando Ricchiuti sbarcò a Rimini per tentare l'avventura con la maglia biancorossa. Era il febbraio del 2002, in mezzo una parentesi chiamata treno, quella che passa una sola volta, quello della Serie A che l'ha fatto giocare in un campionato consono alla sua tecnologia. Quella tecnologia chiamata spettacolo, amore e fantasia, quella Rimini mai abbandonata neppure ai tempi della A e né quando lo scorso anno fu costretto a trasferirsi a Rovigo onde evitare situazioni peggiori al club che lui ama più di nessun'altra cosa al mondo. Quel presidente mai dimenticato, Vincenzo Bellavista, che lo porta con sé ogni qualvolta sale in cielo nel paradiso calcistico, ma anche sulla terra quando ogni fine match un pensiero a lui lo rivolge sempre, come quello che dedicò ai suoi fans in occasione del derby vinto a Cesena contro l'odiata nemica, quella faccia sbarazzina da incredulo a dire oh mamma cosa ho fatto, e quell'Argentina che lui porta nel cuore, nel mito di Maradona. L'apice in maglia biancorossa fu quel pomeriggio di settembre contro la Juve, come la chiama lui, fece gol a un certo Buffon, strinse la mano all'inizio partita del Piero per poi riceverla da lui alla fine del match per i complimenti. 339 presenze, raggiunto il record di Gianfranco Sarti, altro indimenticabile capitano che per questa maglia ha dato cuore ed anima. Quarta promozione in biancorosso per lui, la più bella quella della Serie B con Acori, quella della rinascita invece in eccellenza con in mezzo la vittoria della Coppa Emilia. Se sua eccellenza Rimini era solo di passaggio, con Adrian si vola verso nuovi orizzonti. Non saranno altre 339 volte, ma di sicuro quei 70 gol più nessuno se li dimenticherà, anche quando in maniera affettuosa e scherzosa si ricorderà di dire ai compagni che... No, perché il problema è che loro non sono abituati a vincere, capito? E quindi è questo che... Sono contento che gli abbiamo dato un po' di allegria a questi ragazzi. Ci voleva. Benedetto Beautiful Day. Auguri, Chico.